per la sua introduzione. Grazie mille. Grazie. Ringrazio anche Vito, io poi i miei lo sanno, ma sono abituato e preferisco fare l'intervento da qui e mi scuso, questo non è una mancanza di rispetto, una forma di maleducazione, ma siccome ho appunti un po' disordinati, sono anche un po' orbo e ho poche cose da dire perché la Presidente Sangalli riguarda ha già detto tante belle cose, quindi lo ringrazio, per cui mi limito a un breve intervento di introduzione che non può partire anche da parte mia con i ringraziamenti innanzitutto a Concommercio che ha pensato, ideato per il mondo che noi rappresentiamo e per quanto riguarda il mondo dei pubblici esercizi un manuale evidentemente di interesse per i nostri operatori, per cui innanzitutto direttamente anche i complimenti per l'efficace idea e in questo si è manifestato un efficiente gioco di squadra perché con la collaborazione anche di FIPE abbiamo realizzato uno strumento di lavoro che spero possa essere utile soprattutto anche per l'attività di carattere sindacale. Ringrazio anche Concommercio perché ci offre il privilegio insomma, di fare la prima presentazione, spero che sia anche elaborante per le successive, il Presidente ha già dato un'anticipazione, per cui i ringraziamenti ovviamente tesi al Presidente Zagalli e al direttore di rivolta, ma non tesi agli uomini della struttura, in particolare a Fabio De Luca e a Sergio De Luca, e a Fabio Fulvio e a Sergio De Luca e i loro collaboratori che in questo ci hanno messo certamente competenze tecniche del loro lavoro, ma ci hanno messo anche molto sentimento e molto apprezzato. Diciamo che il ringraziamento va agli autori che hanno trasformato questa bella idea in un'iniziativa di carattere editoriale dove sono evidenziati perché ci sono gli elementi dell'essenzialità, della semplicità, della chiarezza e della puntualità nell'andare a toccare i temi e le criticità più evidenti nel gestore di un pubblico esercizio. Tra questi autori alla mia destra c'è Lorenzo Farina che ha un trascorso di manager in comode posizioni di aziende multinazionali, fulminato sulla strada della ristorazione, spero che non sia stato anche scottato perché ha provato quelle che sono poi le difficoltà, le criticità alla gestione dell'attività di pubblico esercizio, anche dal punto di vista non solo delle difficoltà operative, ma anche di quelle che sono le rese di carattere economico. Detto ringraziamento va ai partecipanti al nostro convegno, che sono tutti portatori di casi di successo, comunque esponenti di impressioni qualificate del nostro settore, che ringrazio per la immediata loro disponibilità a partecipare a una presentazione che volevamo un po' movimentare. Ringraziamento poi va anche a Introvit, a cui abbiamo evidentemente tirato l'imboscata, lui ha anche trascorso in Confindustria, non ha voluto dire, è stato segretario di una territoriale importante come quella di Biella, conosce anche il sistema associativo, è la voce autorevole e temuta del settore, autorevole perché è competente, perché evidentemente frequenta bene e ha anche molta franchezza nelle sue valutazioni, è temuta perché i giudizi che esprime sono giudizi che sono sia in termini positivi quando si parla bene e sia in termini negativi quando si parla male, purtroppo sono prevalenti in seconde situazioni. Mi ho parlato in Betarti, ho usato certamente un eufemismo, ma che viene in quadro sul ruolo di estensore di una vita importante come quella dell'Espresso. Infine con tutti i partecipanti che ha raccolto i nostri video, in particolare sono contento che ci sia anche una scuola professionale fatta di molti giovani, il Presidente della e vi saluto, mi complimento per la loro scelta, faccio gli auguri per il loro futuro, con l'auspicio che possano portare a casa le soddisfazioni che molti di noi hanno trovato facendo questo mestiere, pieno di sacrifici, di impegni, di sofferenze, di occasioni perse, ma anche di tante soddisfazioni, non solo dal punto di vista economico, ma anche dalla qualità di un lavoro che si è ben fatto, offre grandi gratificazioni. Allora, già mette la premessa, il settore pubblico esercizio non ha bisogno di dire chi siamo e che cosa rappresentiamo. Sicuramente un settore pieno di tanti valori in termini economici, in termini sociali, in termini storici, in termini enogastronomici, per limitarmi agli aspetti economici, rappresentiamo 230.000 imprese, se consideriamo anche quelle che svolgono un'attività di somministrazione parallela sono anche molte di più. Sviluppiamo un business di 73 miliardi di euro solo per quanto riguarda l'attività dedicata alle famiglie, rappresentiamo il 35% della spesa alimentare in Italia, diamo lavoro a circa 1 milione di addetti, 650.000 lavoratori dipendenti, qui riteniamo dei numeri più importanti. Tra l'altro il settore poi
di documento di grande euforia per l'attenzione che i media gli stanno dedicando, non solo con i cattiveri di Endovista e di stesso delle mie, ma anche della televisione, molte canali televisivi dentro lo spazio alle nostre attività. Spero che evidentemente questo non sia effimero, ma sia un'occasione utile per valorizzare, dare la giusta considerazione di un settore spesso maltrattato sui provvedimenti, su quella che è le proprie debolezze di Roma, che in fondo, se ben considerato, rappresenta soprattutto valori che dovrebbero essere sottratti meglio anche per quelle che sono le prospettive e le potenzialità del turismo di questo nostro paese, sulla quale molto spesso consideriamo. Come dicevo, è un settore anche con alcune debolezze, mi riferisco in particolare, ci sono alcune negligenze di capo amministrativo fiscale, più della volta abbiamo avuto alcune richiami ancora, però su questi passaggi, ripeto, non è il momento, non è l'occasione di approfondire, ma è anche onesto e corretto evidenziare l'occasione di essere anche utile per raccomandare quello che è anche l'esercizio della nostra attività nel rispetto di quelle che sono le regole, anche per destinare una corretta concorrenza all'interno del mercato. A proposito di concorrenza, è un settore positivo di concorrenza, e certo si è causato anche dei provvedimenti normativi che hanno liberalizzato il settore, che hanno portato certamente evidentemente di concorrenza, hanno portato anche un po' di dequalificazione e hanno anche portato un po' di concorrenza sleale, quando pensiamo ai possibilità oggi concesse alla venturismo, ai settori privati, a sangue, eccetera, questi sono gli effetti che probabilmente potrebbero leggermente migliorare. Un settore poi pieno di grande vivacità, nuove tendenze. Oggi, tanto per stare nel tema, Repubblica si dedica a qualificare i nostri imprenditori che in un momento di grande sofferenza, che conosciamo tutto, ci sono operatori che rischiano, che raddoppiano, riportano gli esempi di personaggi che devono essere considerati evidentemente non delle eccezioni, ma persone da imitare, che ripeto, i momenti di sofferenza devono anche servire a fare investimenti nel nostro settore. È un settore poi variegato nella sua organizzazione delle attività imprenditoriali, ci sono i piccoli, ci sono i medi, ci sono i grandi gruppi, ci sono le catene, ci sono molti stranieri e siamo anche un esempio di come può essere sviluppata meglio l'integrazione sociale, la globalizzazione. 40.000 imprese di pubblico esercizio sono evidentemente sono in mano ad operatori stranieri. In aggiunta a questi 40.000, se ci aggiungiamo anche gli addetti, vediamo quello che ruola il pubblico esercizio anche in una attività sociale di integrazione tra popoli, che molto spesso oggetto evidentemente di polemiche e di situazioni spesso imbarazzanti. È un settore, come dicevo, più di guarenza anche di tante sofferenze. Il Presidente Sagari ha richiamato bene gli aspetti della crisi che tocca anche il mondo del pubblico esercizio, tanto per essere preciso, su studi di FIDE precisa che nel 2012, a fronte di circa 16.000 aperture, ci sono state 25.678 chiusure di pubblici esercizi, con un saldo negativo di 9.345, e nel 2012 è una tendenza che si riconferma con 14.000 cessazioni a fronte di circa 10.000 aperture, con un saldo negativo ancora di circa 5.000 pubblici esercizi in meno. Queste sofferenze sono certamente causate dalla crisi che devasta conti economici, rende complicata la gestione delle aziende, ma è anche favorita molto spesso dalle approssimazioni del business di cui anche il Presidente ha fatto riferimento. Quando parlo di approssimazione, di chi si approccia al mestiere pensando che sia un mestiere facile, che sia un mestiere dove è facile guadagnare, che sia un mestiere dove la professionalità sia un optional. Non è così, e molte sofferenze che ho detto ma non nascono anche da questo approccio. Allora, per dare anche uno strumento di gestione un po' più complicato e un po' più corretto, abbiamo pensato a questa guida, a questo manuale, che evidentemente per degli addetti, che ha l'obiettivo di far conoscere, di far meglio il nostro mestiere, di gestire ancora meglio di più quelle che sono le nostre attività. In aggiunta a questo, c'è un'altra esigenza. Oggi fare il sindacato è un lavoro che è molto cambiato. Oggi quelli che sono i nostri associati richiedono meno assistenza su quelli che erano gli aspetti classici del nostro assistenza di temi fiscali e amministrativi. Oggi si chiedono molto spesso un supporto sull'attività. E questo perché è un mercato che è molto cambiato. Siamo passati da un'economia in sistematica crescita, pensate alla crescita a doppia cifra del dopoguerra. Oggi la gente non ha più fame, ha
stiamo soffrendo una crisi epocale che si trascina dal 2008 e di cui non si viene ancora una conclusione, che evidentemente segna il nostro mercato. Abbiamo un cliente certamente diverso, più informato, più esigente, più attento a riguardo, magari anche aiutato dalle guide che stimolano criticità sul nostro settore, anche esigenze diverse in termini di tempo, di modo di mangiare, più attento anche agli aspetti scientifici. Sono cambiate anche le regole di gestione del nostro mercato, non ci sono più le licenze sulla quale abbiamo ritagliato uno spazio sindacale molto importante, oggi in parte una scia per aprire le nostre attività, con una ancora maggiore concorrenza che ci arriva. È cambiato anche il mondo e il nostro settore vive quelli che sono gli effetti della globalizzazione anche sul cibo. A riguardo sono molto contento che nel nostro paese, in anni particolari, possa dedicare tutta l'attenzione che merita il cibo con le tematiche anche di carattere sociale, organizzando Expo con un approfondimento e una riflessione su quelle che sono oggi le disuguaglianze, gli effetti del cibo e la corretta gestione di risorse che non sono considerate in termini illimitati. E sul mondo del cibo, evidentemente, sulla globalizzazione ha creato effetti innanzitutto anche sul modo di mangiare, basti pensare all'influenza che nella cucina italiana hanno avuto le cucine internazionali, basti pensare al ruolo della cucina giapponese, il numero degli addetti, il numero degli imprenditori. Ok, ci ho permesso, il contenuto è molto semplice ed è fatto molto bene, anche perché è stato sviluppato un manuale con dei richiami, con degli esempi per andare sull'operativo da subito. Qui, senza anticipare molti temi, si parla di gestione del conto economico, come si fa a fare un prezzo di vendita, che sembrerebbero cose ovvie, come si determina il markup, la marginalità della marginalità, la struttura dei costi, l'incidenza del magazzino, cose che sembrerebbero ovvie che molto spesso si rende conto quando non si è più in grado di tornare indietro e in molti suicidi che purtroppo hanno candidato anche il nostro settore, hanno portato in passato, anche recente, la nostra federazione a fare una riflessione su quello che potrebbe essere un supporto tecnico a favore delle nostre imprese. Abbiamo parlato anche di menù, e non solo quando si parla di menù in termini di grafica, ma anche di composizione, di scelta degli ingredienti. Abbiamo parlato della location, come si sceglie la location non solo dal punto di vista dell'ubicazione dell'esercizio, ma anche in termini di allestimento degli arredi, dei locali, della distribuzione degli spazi. Abbiamo parlato del personale, di dove si cerca, dove poi si fa selezionare, quali sono le mansioni che servono in un pubblico esercizio, come va pagato, quali sono i contratti di riferimento, come va vestito, quali sono le motivazioni per renderlo sempre più efficiente, perché parte fondamentale della nostra offerta di area competente è anche il modo in cui si presenta la nostra offerta in termini di cortesia, di professionalità, di attenzione a quelle che sono le esigenze del cliente. Si sceglie anche negli aspetti mercantili, sul tipo di offerta, sul tipo di prodotti di scelti, sul prezzo di questi prodotti. Si parla anche di promozioni, di come fidelizzare i clienti, di trovare di nuovi, di sfruttare anche la nuova tecnologia in passato e fino adesso magari limitata alla cucina e alla sala eccetera e a poche altre cose, mentre invece quello che è per esempio lo strumento del web e quello che sono la gestione delle recensioni. Oggi il nostro settore è interessato non solo dai trattamenti delle guide cartacee di cui oggi abbiamo un autorevole rappresentante, ma anche delle recensioni online di cui ti parlo e sono un emblema, come si gestiscono quando parla bene, parla male, come si possono gestire questo tipo di situazione. Allora, molto spesso l'imprenditore di fronte a queste domande che sembrerebbero ovvio e che dovrebbero costituire il DNA di qualsiasi imprenditore si trova in grande difficoltà. Da qui l'idea di questa guida, che non ha la pretesa evidentemente di dare soluzioni a tutti i problemi, ma che vuole essere solo un bicino di informazioni sulle lezioni di eventi essenziali, magari con l'opportunità magari di offrire nuove opportunità di formazione a favore delle ASCOM o delle associazioni territoriali o delle stesse federazioni per far crescere competenza, serietà, importanza del settore nell'interesse evidentemente delle imprese, ma anche di una clientela che evidentemente nella misura in cui trova un'offerta adeguata, evidentemente sviluppa poi un mercato sempre più di interesse. Chiudiamo qui, ringrazio ancora tutti e spero che sia l'occasione proficua per promuovere, ripeto, non solo il settore ma anche l'impegno sindacale che ha fatto anche di queste cose. Grazie.